terra di immigrazione, quella del portogallese, c'è un fenomeno però che riguarda i giovani. I giovani portogallesi preferiscono scappare in Friuli, lo abbiamo chiesto a Gastone Mascarin, consigliere comunale di Portogruaro Più. Giovani a Portogruaro, un capitolo dolente. Per cosa non va a Portogruaro? Ne parliamo con Gastone Mascarin. Qui c'è una fuga verso il Friuli Venezia Giulia di molte coppie portogruaresi, da sempre purtroppo, che cercano delle agevolazioni anche di carattere fiscale, perché no, se devono aprire delle imprese nella vicina regione. Adesso con la città metropolitana Portogruaro rischia un isolamento ancora peggiore e i giovani continueranno a scappare da qui. Ma infatti l'unico che pare non vedere questo isolamento, o perlomeno ragionarci un po' su questa città metropolitana, è il sindaco. A lui sembra che tutto sia a posto, tutto sia in regola. Tra l'altro Orsoni, sappiamo che è stato suo avvocato anche nell'anno dell'anatra zoppa, quindi sappiamo benissimo i tipi di rapporti che ci sono. La realtà è che i giovani, ed è un processo che proviene da anni questo qua, non è che si può dire che un centrodestra, un centrosinistra in pochi anni fa scomparire, come posso dire, i giovani dal portoguarese. È purtroppo una situazione che si protrae da anni e anni e anni, per la quale si stanno perdendo potenzialità. Senza i giovani sappiamo benissimo come va a finire poi la società, e questa è la realtà. Però qualcuno sembra non volerlo vedere, non gli interessa niente, questa è la realtà, non gliene frega niente. Senta Mascarina, ma i ragazzi che vanno via da Portogruaro se ne vanno anche perché non trovano lavoro, forse? Certo, certo, poi c'è tutta una situazione endemica, per carità, ci sono delle situazioni per le quali forse la cosa è anche più grande di noi, ma in realtà qua si fanno in forma giovani, si fanno situazioni, si fa un assessore che sembra sia per i giovani, ma è la realtà, il concreto, dove sta? Le cose, quattro cose fatte come si deve, dove sono? Contributi prodotti a casa, case, situazioni per i giovani. Non basta un giornalino e dire noi siamo qua per i giovani, non basta, non basta.